Ciao, 30 aprile e io sono venuta alla fiera a fare la cosa giusta, finalmente. Dopo 3 anni sono tornata e a dire la verità mi mancava tanto Milano. Tanto, tanto, tanto. Sono davanti alla fiera e vado a incontrare mia amica. Quindi più tardi sicuramente ci aggiorniamo. C'ho dei capelli sbarazzanti perché c'è un po' di aria e sicuramente tra poco pioverà anche. Speriamo di no. A dopo. Ciao, eccomi a casa. Hai visto il pezzettino di video che ho fatto a Milano e qui ti faccio vedere cosa ho comprato alla fiera fa la cosa giusta. Sono andata più che altro non per fare acquisti per me, perché mi serviva veramente dei regali pensati, mirati per delle mie amiche. Ho mandato già un bel regalo a una delle mie amiche e un altro è già in preparazione, a breve lo manderò volentieri. E poi sono andata anche per incontrare Ilaria, che ha qui un canale su YouTube anche lei. Da un po' di tempo che ci scriviamo, che ci scambiamo dei messaggi molto spesso, anche una piacevole persona che ho conosciuto grazie a YouTube, ma non l'avevo mai incontrata, quindi sono andata volentieri appena mi ha scritto che sarebbe andata a fare la cosa giusta. Perché non volevo andare alla fiera? Perché il pensiero di stare al chiuso con la mascherina ancora volevo evitare, ma comunque sono andata appunto per abbracciare lei e per vedere 2 o 3 produttori che mi sono molto simpatici. Ho fatto un giro veloce, se posso dire, sì, e comunque mi sono goduto un fine settimana diverso dagli altri. Vi faccio vedere, alla fine ho preso qualcosina anche per me. Il primo stand che ho visitato è l'adorato brand italiano Tea Natura. Qui ho chiacchierato col proprietario, una persona molto piacevole, informata, sa trattare il cliente perché è molto, appunto, dico, informato e ci siamo raccontate delle cose come se, non so, io ero andata a fare della spesa nel suo punto vendita e dopo sono ritornata. Molto molto positiva la persona che tiene questo brand, e quindi non puoi non lasciare un contributo a delle persone che lavorano davvero con il cuore. Ho ripreso l'arnica che è qua con me sul canale, ormai vista e rivista questa arnica in versione unguento, molto valido, un prodotto molto valido che lo uso sia io che mia mamma, lo uso anche per mio figlio, però più che altro lo usavo per i lividi. Ma mi ha consigliata la farmacista e effettivamente ho notato che quando è un unguento, più che altro l'arnica ti ravviva la microcircolazione, ti ammorbidisce, ti lenisce i dolori, togli i lividi sì, però per un urgenza, per esempio nel caso del bambino, è sempre meglio usare la versione gel e non unguento. A lungo andare mi sono convinta, e quindi per mio figlio compro sempre la versione gel. Per me invece continuo a comprare questo barattolino che mi piace un sacco. In fiera c'erano degli sconti, qua non era esposto il prezzo, ma lo so che questo unguento io lo compro anche alla Natura Si, che qua si chiama Cuore Bio, a 9,50 euro, invece in fiera l'ho pagato 9 euro, quindi uno sconto c'era. E poi mi ha regalato questo sacchettino da portare con me le cosine che ci tengo. E comunque per me sarà un ricordo dello stand di questa fiera del 2022. Poi non potevo passare e non salutare anche il brand milanese qui con questo carinissimo logo. Sì, questo è il logo di Fitto Cose, un marchio che conosco ormai da anni, che ha il laboratorio in provincia di Milano, dove abito io. Qua è i loro contatti.
piacevole conversazione anche allo stand di fa la cosa giusta di Fitto Cose, e ho voluto comprare per me lozioni antiodoranti che io conosco anche questa da tanto tempo, al profumo di Calicanto. Come deodorante solo Calicanto esiste da questo brand. Hanno cambiato il packaging, prima era in un tubetto di alluminio che mi piaceva molto. È vero che a volte si scheggiavano i bordi e usciva un po' il prodotto, non era proprio comodo. Qua invece c'è l'airless e poi guardate che c'è il sigillo, quindi sai benissimo che non è stato usato. Sono ben 100 ml, tanto prodotto. Io avrei preferito, a dire la verità, un formato più piccolo, ma questo c'era e questo l'ho preso. Non so quanto costa perché anche qua non c'erano i prezzi. Questa maniera di non mettere i prezzi non mi piace tanto, però alcuni vedono così, più che altro in fiere ho notato che c'è questa tendenza. Poi ho voluto provare, questa è per la prima volta, acqua distillata biologica alla calendula. Qui abbiamo 150 ml, mi piace che è in vetro. Qua è plastica ma comunque è airless, e qua è il vetro scuro che tiene bene protetta questa acqua che deriva dalla calendula. Come ingredienti ci sono anche i conservanti, potassio sorbate, sodio benzoate e benzil alcol. Spero che non dia fastidio né alla mia pelle, e più che altro l'ho presa per mio figlio, vista l'estate che studierà, e quando magari siamo anche fuori all'aperto le do una rinfrescata. Stavo titubando tra la versione al tilio e alla calendula, e la ragazza che c'era allo stand mi ha consigliato la calendula. E come campioncini mi ha lasciato crema viso Azzulene, che conosco e sulla mia pelle di qualche anno fa non è andata benissimo questa crema. Vediamo ora in vetro. Sì, in vetro anche il campioncino. E crema corpo, questa sono proprio curiosa, acido glicolico 12%, una esfoliazione che dovrei fare sicuramente alle mie gambine. Qua era Fitto Cose. Poi un altro stand, anche qui chi mi conosce sa che lascio il mio supporto quando riesco alla saponaria, visto che mi trovo benissimo con la loro vitamina C. E ho in mente di fare il video sulla mia skincare routine di metà primavera. Non potevo non provare l'acido ialuronico, che è molto lodato qui su YouTube, e ho preso una versione in multiplo peso molecolare, che è un bellissimo anti-age, un liftante e idratante 3 in 1, 30 ml. Questo ho pagato su 10 euro, credo, più o meno. E basta, con Fa la cosa giusta ho finito. Qua non faccio vedere i regali, se no svelo tutta la sorpresa. Dovranno smaltire le scorte che hanno nel punto vendita. A breve vi farò vedere cosa mi sono portata a casa. Ciao! Sono andata dall'erborario a sentire la versione Altea, e sono tornata a casa con lui. Dice Altea e dice va bene, questo fiorellino, lilà o rosaccio, sì, sarà una profumazione delicata, però se vai a vedere la versione inglese è marshmallow. Chi non ama marshmallow come me, io sono una golosa e mangio i dolci tanto, dovrei evitarli sicuramente, ma ecco, i marshmallow io posso fare a meno proprio, però la profumazione mi piace molto, e quindi appena hanno usato questo profumo ho detto wow, tu vieni con me a casa. A parte il pack molto carino, il formato molto portatile, 13 ml sta dappertutto, mi piace tutto di questo mini size. Come note di cuore, mezzo e uscita, è fior di limone, arancia dolce, altea, rosa bianca, muschi e vaniglia. Una profumazione dolce, devo dire, è una profumazione anche sentita.
Io tanti anni fa ho fatto la rappresentante dell'Avon, il marchio che vendevo con piacere e che usavo tanto i loro profumi. Quindi conosco benissimo e ho in mente tutti quasi i profumi di una volta. Parlo del 2000, da 2003 a 2008, io ho avuto tanto contatto con questa ditta. Quindi appena ho spruzzato questo profumo, è profumo, sì, non è acqua di toilette, è profumo. Appena ho spruzzato questo profumo mi è venuto in mente se tu conosci Pink Sugar di Avon. Esatto, uguale Pink Sugar, però sappiamo gli ingredienti di Avon non sono gli ingredienti dell'erbolario, quindi anche il prezzo cambia. E questo profumo, non ho sotto mano lo scontrino, ma comunque in parafarmacia dove l'ho comprato mi ha fatto il totale, quindi non so il prezzo esatto, ma se non sbaglio sul sito è 13,90. Comunque ho notato che c'è un eurino in più in comparazione con 12,90 che compravi sempre la mini taglia del profumo erbolario. Aumentano i prezzi anche sui profumi, non può, sempre alla fine usano i cartoni che non si trova, gli ingredienti saranno sempre meno reperibili, quindi gli aumenti solo devono arrivare. E davanti agli occhi mi sono passati la linea dei piccoli di erbolario, linee che io non ho mai sentito, non ho avuto nessun campioncino, quindi incognito per me questo profumo. C'era il tester e meno male, lo hanno usato e mi sono innamorato anche di lui e ho detto io non posso non portarti a casa. Già il pack con questo annaffiatoio, col bambino che è qui solo. Ma comunque qua c'è il vaso con i fiori, ma l'annaffiatoio per me è casa, l'annaffiatoio per me è vita, acqua, quindi solo il pack è già una cosa molto gradita per me. Poi il profumo è fantastico, prima di tutto non ha l'alcol perché è pensato per i bambini, andrà benissimo spruzzato sui capelli, io l'ho usato anche in questa settimana, quindi non ha alcol, abbiamo detto, e quindi va benissimo anche per l'estate. Anche qui, se ti leggo le note, ti devo dire che io non, qua non ti ho detto che non ho sentito niente di citrico, è tutto dolce per me, vaniglia neanche perché io non amo tanto la vaniglia, quindi quando ho letto le note sul erbolario, io ero convinta che io non avrei portato a casa l'Altea, invece va proprio, hanno usato il profumo. Uguale qua, se tu leggi le note, che forse me l'ha scritto Erbolario, sì, mi dice sostanze funzionali caratteristiche, estratto di calendola, camomilla biologica, malva biologico, anche qui, acqua distillata di camomilla, fiori d'arancio e frazione proteica del riso. Infatti il riso si sente, però io sento tanto miele qua, non so da dove, ma miele da caccia, che ha una profumazione particolare, io lo sento qua. E poi è molto persistente, quindi non saprei io come fa una mamma a spruzzare sul bambino. Vabbè che sono tutti estratti naturali, ma comunque questa persistenza di profumo su un bambino non so quanto gli sia di suo gradimento. A me piace tanto e se non l'hai provato, provalo e sono curiosa di sapere la tua opinione. Quindi anche lui è venuto a casa, questo è un bel 50 ml di prodotto. E questo era sui 11,90, 12,90 più o meno così, quindi tanto tanto prodotto in più in comparazione con i 15 ml. Sempre mi dimentico se sono 10 o 15, 15 ml di Altea, qua 50 ml. Allora, Giada, io conosco bene questo prodotto anche se non ho avuto niente di Giada, soltanto i campioncini, ma tanti campioncini durante gli anni, quindi già ero convinta che voglio la mini size di Giada. Più che Altea, io sono andata a prendere la Giada, a dir la verità, e non c'era la versione mini, solo quella da 50 ml, che per me è tanto visto che ho in casa vari altri profumi di erbolario, e non solo, quindi ho lasciato la 50 ml lì, non avendo la versione mini size. Mi fa la farmacista: prova la versione foglie di tè, mi ha regalato ben 5 perché uno già l'ho finito al lavoro ieri. Foglie di tè profumo che è molto simile al Giada. Qui abbiamo verbena, mentolo,
tè acquatica, il tè Oolong, e assoluta di matè. Molto fresco, buono. Somiglia a Giada, però Giada comunque è più acquatico e lo preferisco, a dire la verità. Questo lo sento più frizzantino, quindi più pungente, se posso dire, ma lo proverei meglio perché l'ho provato appunto solo ieri. Persiste tanto come Giada anche questo, quindi vorrei provarlo meglio. Bene, io qua finisco il mio video, vi saluto e vi aspetto al prossimo. Ciao!